Ciao a tutti, benvenuti, sono sempre io, la Vispa Teresa. Oggi preparo un dolce tipico abruzzese che si prepara in questo periodo e si chiama il pan ducale. Andiamo a vedere gli ingredienti. Per fare questo dolce ci vogliono 100 g di farina setacciata, un pizzico di sale, 50 g di una tavoletta di cioccolato fondente grattugiata, 70 g di canditi all'arancio, 70 g di mandorle dolci e 5 o 6 insieme grattugiate amare, 140 di zucchero, cannella, mezzo bicchiere di olio di girasole, una fialetta all'arancio, una bustina di vanillina e mezza bustina di lievito per dolci e 3 uova. Allora ho separato il bianco d'uovo con il rosso e adesso andiamo a montare il bianco a neve, bella fissa. Adesso il nostro bianco è già montato a neve, vedete che bello, non si muove, bello fisso. Qua ci sono le uova, il rosso d'uova, li mescoliamo con lo zucchero e mescoliamo. Aggiungiamo le mandorle e mescoliamo. Aggiungiamo 50 g di tavoletta di cioccolato tritata e mescoliamo. Aggiungiamo il sale, un pizzichino, e mescoliamo. Poi aggiungiamo la farina. Mi raccomando, setacciata, un po' alla volta. Un po' alla volta. Aggiungiamo mezzo bicchiere di olio di girasole. E mescoliamo ancora. Eccoci qua. Adesso aggiungiamo la bustina di vanillina. Una fialetta all'aroma d'arancio. Oh, caduto il tappino. Ecco. Mettiamo un po' di cannella. Aggiungiamo i canditi all'arancio. Che buoni col cioccolato. Io divento pazza per quelli arancio. Ecco. E mescoliamo ancora. Così incorporiamo il nostro bianco d'uovo montato a neve, guardate che bello sodo. È peso un po' questa. Ok. E piano piano la incorporiamo. Eccoci qua, aggiungiamo solo mezza bustina di lievito vanigliato per dolci. Eh sì, all'incirca, e mescoliamo bene. Eccoci, il nostro impasto è pronto. Lo mettiamo su una formina tipo pancake, perché comunque la forma del pan ducale è rettangolare, quindi avevo solo questa simile. L'ho già imburrata, infarinata, e adesso versiamo il composto. Adesso lo mettiamo in forno a 160 gradi per circa 45-50 minuti, ma tenetelo sempre sotto controllo. A più tardi. Eccoci qua, dopo 45 minuti io sono andata a controllare con lo stuzzicadenti, vado così, era ancora un po' umido, per cui l'ho lasciato altri 8 minuti. Dopodiché l'ho sfornato. Adesso aspettiamo un attimo e il nostro pan ducale tipico abruzzese di questo periodo pasquale è pronto. Sembra un pancake, ma diciamo che questa è la versione italiana, che tra l'altro questo dolce è molto antico, mi pare che sia del 1345-46. Figurati.
E poi mi pare che venga da Atri, quindi Abruzzo puro. Tutte le versioni che hanno fatto adesso naturalmente saranno anche rivisitate. Comunque, questo è il mio pan ducale abruzzese del periodo pasquale. Guardate che bello. Mi raccomando, cercate di mangiarlo freddo e non adesso perché è bollente. E vi ricordo che mi trovate sempre su YouTube, e cliccate Vispa Teresa, cliccate la campanella che vi terrò sempre aggiornati. Vi mando un bacio, ciao!